Grazie Presidente. Vede, questa discussione è a dir poco surreale. Mi permetto di dirlo con tutto il rispetto verso i colleghi che mi hanno preceduto. È surreale perché in un decreto che dal titolo riguarda solo una parte dell'Italia si è voluto inserire un tema che riguarda tutta l'Italia da nord a sud. Perché il tema della non autosufficienza, con tutto quello che questo comporta, non può essere affrontato nella sua totalità, nella sua serietà, nella sua complessità, pensando di inserirlo con un, diciamo, stanziamento di fondi ulteriori in un decreto che ovviamente dovrebbe avere, come priorità quello di garantire e di far sì che nel Mezzogiorno parta veramente un piano di riordino e soprattutto di rilancio di una zona che sicuramente è ancora indietro rispetto al resto del paese. Allora io mi chiedo, ma per quale motivo il governo ha pensato di risolvere il problema della non autosufficienza pensando di inserirlo in questo provvedimento? Lo si è voluto fare perché, Presidente, questo provvedimento non è altro che, mi passi il termine, tra virgolette, una cosiddetta legge mancia con il quale si pensa di andare a risolvere tutta una serie di criticità non risolte in legge di stabilità. Quindi questo è il senso di questo decreto ed è paradossale che alcuni di noi siano costretti per le proprie convinzioni, per voler affrontare un problema, così come ha fatto la collega Carfagna, il collega Palese e gli emendamenti che ha presentato anche la Lega su questo tema, essere costretti a parlarne qui perché in legge di stabilità non ci è stata data la possibilità di farlo. Questa è la verità, Presidente. Ecco perché, da questo punto di vista, questa discussione è paradossale. E chi guarda e chi ci tiene veramente al tema della non autosufficienza sa che quello che c'è in questo decreto non servirà a niente e a nessuno, perché non ci sono criteri specifici, perché non si capisce esattamente queste risorse come verranno utilizzate e da chi verranno utilizzate, ma è semplicemente uno slogan che il governo ha voluto inserire qua dentro, visto che non era riuscito a farlo prima e doveva pagare forse ancora qualche penale rispetto alle cose che sono state dette prima del referendum. Così non si fa politica a favore della non autosufficienza, così si fa semplicemente propaganda ed è un ulteriore segno di propaganda che questo governo ha messo in piedi su un tema così delicato e così importante per cui dovreste vergognarvi di quello che avete inserito qua dentro.